pomeriggio a tutti, bentornati in una nuova puntata di Parla la Natura. Come sapete, questo è un format dedicato che abbiamo in collaborazione con l'ente UNIN, ovvero l'Università della Natura Investigatori Naturalistici, un ente ambientale che, vi ricordo sempre, ha lanciato il progetto MCB, ovvero Monitoraggio e Conservazione Barbagianni Italia. È un progetto interessante perché sapete che ha lo scopo di coinvolgere quelli che sono ricercatori e appassionati nell'attività di ricerca scientifica, di sensibilizzazione anche della collettività e di installazione di rifugi artificiali proprio sull'intero nostro territorio nazionale. Dal 2021, insomma, l'ente ambientale si adopera, sono partiti in circa 120 operatori e ad oggi gli operatori sono più di 300, quindi come vedete è un bel progetto in espansione e giustamente è bello dare voce. E proprio in funzione di voce, oggi ne ho più di una come miei ospiti. Innanzitutto vi presento quelli di stasera, che sono Michael e Alessandro. Buon pomeriggio Michael e Alessandro. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Voi in realtà non lo sanno i nostri ascoltatori, ma abbiamo anche una terza ospite, che però sveleremo più tardi, così facciamo venire un po' di curiosità, un po' di hype ai nostri ascoltatori. Allora, innanzitutto Michael, Alessandro, poi decidete chi dei due vuole parlarmi. Io magari vi chiederei di fare una piccola presentazione anche di voi, così ci collochiamo e vi collochiamo soprattutto all'interno del progetto. Perfetto, allora io sono Michael. Io sono Alessandro e facciamo parte del progetto di monitoraggio e conservazione Barbagianni Italia e siamo, diciamo, i responsabili o comunque quelli che si occupano della regione Emilia Romagna. Ok, quindi insomma stiamo passando un po' da nord a sud in queste puntate. Quindi Emilia Romagna, come siete venuti a conoscenza di questo progetto? Allora, del progetto di per sé siamo venuti a conoscenza quando ancora non era un progetto, quando era solo un'idea di Gabriele, quindi il fondatore Gabriele Stanisci, che ci ha trasmesso un po' la sua passione. Noi eravamo molto curiosi all'epoca, soprattutto di rapaci notturni, quindi dal barbagianni, dai gufi, dalle civette, e più, diciamo, scoprivamo cose, più diventavamo curiosi, e la fortuna è stata appunto incontrare virtualmente, all'epoca era tutto virtuale perché era più o meno il periodo del Covid, quindi grossi incontri non si potevano fare, però Gabriele è riuscito a rispondere a tanti quesiti che avevamo e quindi da lì ci ha fatto venire sempre più l'interesse di approfondire, fino a che non abbiamo deciso in un qualche modo di provare anche a far qualcosa e abbiamo iniziato, io e Alessandro, a costruire casette, quindi ci siamo un po' informati su come costruire casette per gufi, come fare qualcosa per aiutarli, e questo ancora prima che il progetto diventasse concreto. E successivamente poi Gabriele ha avuto l'idea di fondare questo, comunque di iniziare questo progetto, e ovviamente siamo stati i primi, adesso non dico i primi primi, però tra i primi a farne parte. Beh, è un progetto che sicuramente dà tante soddisfazioni e credo anche possa alimentare anche una passione, perché queste cose si fanno solo se c'è una passione alle spalle, altrimenti non viene proprio, credo, quasi la voglia, solo interessati è un po' difficile. E voi siete molto appassionati quindi di rapaci notturni, no? Immagino, stiamo parlando dei barbagianni, quindi come è nata un po' questa vostra passione? Raccontateci anche un po' come nasce nelle vite quotidiane. Ma noi abbiamo la fortuna di essere nati comunque nelle campagne dell'Emilia Romagna, quindi abbiamo sempre avuto la presenza intorno a noi di questi animali fantastici, e il barbagianni di per sé ha un fascino che ovviamente tutti gli animali hanno un qualche fascino. Io ho avuto anche la fortuna di fare un anno in Sudafrica come guida safari e quindi diciamo che gli animali mi piacciono. Il barbagianni però c'ha quel qualcosa in più che trasmette, e sia me che Alessandro, proprio una cosa che ci piace da osservare, da capire. E poi come alcuni sanno, quelli che hanno già seguito qualcosa del progetto negli ultimi mesi o comunque anche l'anno scorso, noi abbiamo avuto la fortuna di riuscire a monitorare una coppia di barbagianni
proprio di fianco a casa di Alessandro. Ah, Quindi lui cavolo. proprio è il più fortunato di tutti che c'ha i barbagianni in casa, possiamo dire. Sei proprio un fortunello, Alessandro, sei l'invidia di molte persone in questo momento, Eh all'ascolto, sì. sappilo. Ma raccontacela un po', dai, tutto questo, insomma, questa bella novità, io non la sapevo questa. Niente, noi non è... subito all'inizio non sapevamo che li avevamo così vicino a casa e poi pian pianino abbiamo trovato una qualche penna, una qualche borra e quindi ci siamo cominciati a guardare intorno, abbiamo capito che erano dentro questi due silos e poi da lì abbiamo cominciato con una qualche fototrappola e poi l'anno dopo... E abbiamo incrementato con came e tutto quanto per riuscire a fare il monitoraggio per completo. E è stato molto bello, è stata una bella soddisfazione e niente, però la passione va avanti perché noi io e Michael praticamente tutti i venerdì ci troviamo per andare a vedere nuovi siti riproduttivi in giro, vedere se c'è presenza in giro. I nostri venerdì sera sono così, la ricerca di barbagianni e comunque di rapaci notturni. Cioè, non facciamo più i venerdì in discoteca, adesso li facciamo nelle campagne Ma guarda, personalmente penso che sia nulla togliere le discoteche. Adesso mi tirerò l'ira di tutti quanti, ovviamente dei ballerini, però insomma, penso che sia molto più emozionante, anche appagante, no? Vivere a contatto con la natura in questi momenti. Quindi insomma, dai, diciamolo, dai. Mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, dai. Sì, è molto appagante. Poi Michael è molto appassionato anche della fotografia, quindi riusciamo ad avere occasioni per fare fotografie anche, quindi ci divertiamo, ecco, È oltre alla proprio tutto passione. bello quello che c'è intorno, cioè andare a cercarli e riuscire a trovarli perché sai che quello potrebbe essere un punto dove potrebbero esserci. Allora ci vai la sera, ci vai la seconda, poi la terza li trovi. Allora quando fai il tuo solito giro passi di lì. Dopo diventano anche abitudini quasi che hai il tuo giro per capire se quei barbagianni sono sempre lì o era stato un passaggio o se c'è qualcosa in più. Dopo col tempo vai anche a capire, ma nidificano, non nidificano, usano quest'area solo perché magari per cibarsi. Quindi dopo da lì inizia tutta una storia, ogni area diciamo ha la sua storia. Ma è molto. Io non lo conosco molto l'ambiente naturale dei barbagianni, premetto questo, quindi parlo proprio da un po' da ignorante. Ma è molto facile che ci siano, che loro siano meno di passaggio e quindi che siano molto più stabili. Ma di per sé, soprattutto la nostra area, quindi le campagne che abbiamo in Emilia-Romagna, che abbiamo tanti campi, quindi è l'ambiente perfetto per loro. E in più, anche quello che aiuta molto, molto il Barbagianni, soprattutto come nidificazioni, sono le case abbandonate, quindi quelle che sono le cascine di una volta, i silos, sono tutti ambienti idonei per loro. Quindi la campagna con la casa del contadino che è abbandonata è perfetta perché Barbagianni potenzialmente ha il posto dove proteggersi, dove nidificare e tutto intorno alle campagne. Quindi di per sé noi viviamo nel paradiso, possiamo dire, dei Barbagianni. Però ovviamente ci sono anche i contro, l'uso di pesticidi, gli Infatti. impatti con le auto. Così hanno portato la popolazione del Barbagianni, diciamo, in declino. Fortunatamente, però, proprio circoscritto alla nostra area, siamo fortunati perché comunque i Barbagianni ne vediamo. Nonostante l'Emilia-Romagna dovrebbe essere un punto dove il Barbagianni è molto in crisi, fortunatamente nelle nostre aree dove giriamo noi ne troviamo. Quindi è un buon segnale. Sia un segnale che magari agricoltura, comunque l'utilizzo di pesticidi non è così magari cattivo come può essere in altre aree e fa un po' di speranza, ecco, e aiutarli installando casette, come magari posso spiegare più avanti, di sicuro aiuta anche a portare il Barbagianni in una zona dove Barbagianni magari potenzialmente potrebbe trovare prede, ma poi non ha posti per nidificare, magari usa quell'area solo per la caccia. Se lo si va a aiutare portando
comunque creandogli un ambiente dove potenzialmente può anche nidificare, lui tende a rimanere in quell'area, ovviamente, dove ha tutto. Quindi non ha bisogno di spostarsi, cercare altri posti e magari entrare in competizione con altri barbagianni, per esempio. Capito. Ecco, tu prima parlavi appunto dei pesticidi. Nella vostra area voi vi interfacciate anche in qualche modo con le aziende, oppure diciamo che questo calo di pesticidi saranno dei processi che hanno interni loro, oppure c'è una forma di contatto magari anche o di sensibilizzazione proprio sul territorio legato alle aziende? Ma quello ovviamente, quello che proviamo adesso è un percorso lungo e non è facile, è provare a diffondere comunque informazioni a tutti, cercando di sensibilizzare anche l'utilizzo, per esempio, dei pesticidi e i danni che potrebbe causare. Ovviamente l'agricoltore di per sé pensa in primis a quello che fa bene a sé, no? Quindi uso i pesticidi così non ho insetti, non ho roditori o comunque tutte quelle cose collaterali che mi possono creare un danno. Ok, si prova, proviamo comunque a spiegare quello che può essere il pro di avere animali come il Barbagianni. Adesso non è che solo il Barbagianni risolve tutto o che è l'unico animale utile. Cioè, tutti gli animali sono utili e tutto deve essere equilibrato, ovviamente. E siamo entrati in contatto di recente con un'azienda agricola che ha anche una scuola didattica, un'aula didattica, fa pet therapy Ah, con i bello. ragazzini, eccetera, dove c'è anche l'azienda agricola annessa e sono molto interessati al nostro progetto, quindi sì, probabilmente nelle prossime settimane così riusciremo a instaurare qualcosa anche con loro e ovviamente a sensibilizzare sia quelli dell'azienda, ma poi anche tutti gli alunni, tutti gli studenti, tutti i ragazzi che visitano quell'azienda a spiegare. Quindi dopo diventa un passaparola, che anche questo penso che sia una cosa molto utile. Assolutamente, anzi, forse è più utile alle volte il passaparola che non il semplice comunicato, perché tendenzialmente abbiamo visto che un po' le persone tendono a farsi i fatti loro, no? Se c'è un problema proprio legato alla comunicazione in generale, che ognuno è un po' individualista, fino a che magari non ha un problema che lo tocca, non ci pensa. Se poi parliamo dell'ambito naturale, abbiamo visto, no? Che insomma, non è che si sia tanto così ligi, e lo dico anche da professionista di economia circolare, non noto grandi, grandi, grandi virtuosismi. Piano piano, bisogna, no, continuare a parlarne. Questo è anche il motivo per cui abbiamo, e io in primis ho voluto dare voce a questo progetto, perché credo che sia importante utilizzare tutti i mezzi di comunicazione, e soprattutto anche quelli che magari vanno a prendere un pubblico che è amante e rispettoso della natura, per cui ben venga anche il portavoce e il passaparola. Sì, se posso aggiungere una cosa, visto che siamo. Diciamo che io penso, cioè a me non piace, per esempio, andare da un'azienda agricola e dirgli: ah, non dovete usare i pesticidi o dovete fare questo, questo, questo. Perché comunque, Anche perché loro magari ti dicono, vabbè, ma esatto, se ti presenti in un modo come se tu li vuoi insegnare a loro, ovviamente sono molto più restii, molto più meno predisposti. beh, chiaro. Quindi quello che piace a me fare è tipo dargli un po' di curiosità, spiegargli qualcosa ma non troppo, lasciarli con qualcosa che loro, se sono interessati, comunque se scattano qualcosa, saranno loro poi a chiederti. E quindi lasciarli con un qualcosa, che un dubbio, una curiosità, e poi saranno loro a interessarsi. Se saranno loro poi a contattarti per chiederti: guarda, mi rispieghi quella cosa lì che non ho capito, o perché fate queste cose qua. Là vuol dire che già sei entrato in un meccanismo, in un no, meccanismo non è la parola C'è del giusta. terreno fertile, se vogliamo restare in tema, Esatto, ecco. esatto, esatto, esatto. Quindi lasciarli con un qualcosa per stuzzicarli un po', ecco. Ma credo che sia giusto, anche forse la modalità migliore per approcciarsi. Su questo sono d'accordo con te. Laddove c'è l'imposizione, abbiamo visto che insomma, non c'è l'apertura, c'è zero. Quindi assolutamente è meglio prendere per mano le persone, è la cosa migliore.
Io direi di fare la nostra pausa musicale, così ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare con voi. Magari poi ci spiegate anche un pochino com'è, come avviene, no, il processo di installazione, che io sono anche un po' curiosa e penso anche agli ascoltatori. Sì, certo. Qualche minuto di musica e poi torniamo qui a Parla la Natura. Bentornati qui a Parla la Natura, qua su Radio Nor Borealis. Mentre andava la musica, noi ci siamo inchiacchierati perché vi ricordo che ho un ospite speciale di cui adesso fra un po' ve lo presentiamo. Però, come abbiamo indicato poco fa, prima della pausa, con Michael ed Alessandro stavamo parlando un po' di Barbagianni, un po' della fortuna che ha Alessandro di, insomma, vivere vicino ad un silos che ospita proprio una coppia. E sarebbe carino se magari ci raccontate anche un po' di come nasce un po' il processo, no? Voi avete messo la prima cam all'interno del silos e mi raccontavate nel fuori onda che poi ha anche nidificato, quindi avete iniziato con queste dirette, no? Su YouTube. Raccontaci un po'. Sì, allora, come aveva detto anche Alessandro prima, siamo partiti con semplici fototrappole, quindi normali, sono delle, per chi non lo sapesse, sono delle specie di telecamere che funzionano con delle batterie e registrano nella memory card, quindi non hanno bisogno di connessione, di internet, di niente. E le abbiamo messe dentro questi silos perché avevamo capito comunque che la presenza del Barbagianni c'era. Però volevamo provare a capire se davvero erano dentro il silo, se riuscivamo a vederli, quindi eravamo molto curiosi. Abbiamo messo due fototrappole, perché ci sono due silos, una dentro ogni silos, e poi le abbiamo lasciate lì per, adesso non mi ricordo neanche per quanto tempo, però per penso diverse settimane. Dopo un po' siamo andati a controllare. E diciamo, le prime immagini che abbiamo visto, le memory card erano piene, la batteria aveva fatto in tempo a scaricarsi, e le prime immagini erano di pulli di Barbagianni. Quindi Bellissimo. avevamo trovato proprio il momento che c'erano i pulli. Ovviamente, avendo capito un po', diciamo, l'importanza di quel momento, che può essere delicato in molte situazioni. Abbiamo deciso di non disturbare ulteriormente, quindi ci siamo accontentati per quell'anno lì. E l'anno dopo, anzi, in realtà sono passati 2 anni, abbiamo deciso di provare con qualcosa di diverso, quindi di mettere delle telecamere, delle vere telecamere, quelle di videosorveglianza, e poi di monitorare tutto a distanza. E ovviamente le telecamere che abbiamo montato ci permettevano anche di spostare la vista, di zoomare, per, diciamo, un po' cercarlo all'interno del silos. E senza ovviamente recarci fisicamente e disturbare. Mettendo le telecamere, poi abbiamo detto: ma perché non proviamo a fare una diretta? Comunque a farlo vedere anche ad altre persone che magari erano interessate. Quindi abbiamo un po' studiato su come creare una diretta e da lì è partito tutto. Siamo riusciti a farla, ci abbiamo messo diverse settimane a capire il processo che dovevamo seguire per farlo. Un po' di instabilità della rete, dei fili, mica connessioni qua e là. E dopo siamo riusciti, quindi siamo riusciti a far partire la prima diretta in Italia di una coppia di Barbagianni. Che bello, beh, deve essere una bella emozione, comunque vedere anche tutto quello che è la vita al di là dei classici documentari che si vedono. Lì è proprio preso in tempo reale, quindi non c'è tanto artefatto. Mentre invece mi parlavi nel fuori onda dell'installazione del nido e voglio magari di raccontarci un po' di come avviene, perché magari non tutti gli ascoltatori sanno proprio come fisicamente, no? Viene fatto, che cosa viene costruito, insomma, raccontaci un po'. L'installazione del nido, innanzitutto viene costruito il nido artificiale in legno e in più viene guardato la posizione migliore dove poterlo installare, quindi cerchiamo un posto dove può essere lontano da una strada molto trafficata per evitare impatti con le macchine e cioè, guardiamo più che altro la situazione che non sia pericolosa per lui. E poi una volta che abbiamo trovato il luogo esatto, ci rechiamo nel luogo, molte volte con le scale, e poi lo andiamo a installare in altezze anche abbastanza vertiginose a volte.
Sì, ovviamente sempre in sicurezza perché comunque usiamo le cinture di protezione e fissiamo le scale prima di metterle. Però ovviamente il barbagianno ha bisogno, cioè i nidi devono essere in alto, quindi comunque l'utilizzo di scale e di corde serve. Anche la costruzione del nido, perché anche quella è un'attività. Noi non compriamo legno, ma usiamo quello di recupero. Quindi persone che non lo usano o capita di avere dei bancali rotti dove si possono recuperare le asce o delle tavole di legno, li costruiamo, sono nidi belli grossi, per chi non ha idea di quanto può essere grande il nido di un barbagianni, nonostante il barbagianni sia 25 cm di altezza, quindi un piccolo uccello possiamo dire, non è un uccello molto grande. Però il nido che costruiamo di solito è 1 m x 60 x 60. Quindi una bella villa, Un ecco. bel appartamentino, Lo un facciamo star attico. comodo, lo facciamo star comodo. Quindi anche da spostare, comunque pesante, bisogna essere sempre in due, minimo, a volte in tre e a volte anche in quattro. Perché Quindi se mi hai detto prima dell'altezza, quindi immagino che non sia 1 metro da terra, ma sarà 3-4 metri, credo. facciamo anche 6 o 7. Urca, Sì, a volte riusciamo ad quindi. andare anche in alto, quindi sopra il secondo piano, però sì, lì dipende poi dalle condizioni, da dove andiamo a installarlo. I posti migliori sono le stalle, le vecchie cascine, quindi si chiede ai proprietari se ci fanno installare questi nidi, poi gli spieghiamo anche i benefici che può portare avere la presenza di rapaci notturni o comunque certi tipi di animali, come possono essere anche i gheppi, per esempio, quindi uccelli anche diurni, rapaci diurni, il beneficio che possono portare. Noi nelle nostre dirette, quindi tutto documentato, siamo riusciti a contare quante prede in media possono portare in una giornata, soprattutto il maschio e la femmina, mentre la femmina cova. E il numero è decisamente interessante. Perché Se anche degli volete uno animali, insomma, spoiler. qualche contadino ne sarebbe anche felice, di togliersi un po' di roditori di torno, credo. Esatto, e li togli in una maniera naturale, perché Esatto. non usi nulla, usi la natura. Quindi è anche giusto dire il topo intelligente che non si fa catturare, è anche giusto che sopravviva, mentre quegli altri diventano il cibo del barbagianni che a sua volta fa tutto parte del ciclo, quindi il ciclo della natura. E hai qualche numero per farci capire? Giusto così Noi abbiamo con... approssimativamente? Sì. Ti posso dire anche il massimo, Ah, il massimo perfetto. che siamo riusciti a documentare con il video, quindi ci potrebbero essere anche diciamo delle prede che non siamo riusciti a contare perché magari l'angolazione della camera era sopra i 15 roditori in una sera. Cavolo, è un bel numero. È un bel numero, è un bel numero. Poi Cavolo. ovviamente non è tutte le sere quei numeri, ma Certo. di media, soprattutto durante la fase di cova, di riproduzione, è dove investono di più le energie per la cattura delle prede, perché poi devono anche nutrire i piccoli. Quindi lì è proprio quando si dà da fare. E in media, di sera, in una notte, si superava tranquillamente 7, 8, 9 prede, tranquillamente proprio. Quindi un bel contributo. Quando mettete i nidi, loro tendenzialmente lo abitano subito? No, nel senso dipende. Noi cerchiamo di mettere i nidi dove sì, capiamo che la presenza del barbagianni, che ci può essere, diciamo, il barbagianni, ma non dove potenzialmente c'è già un nido. Nel senso, se c'è una casa, che sappiamo già che c'è una coppia che nidifica lì perché ha trovato i suoi spazi. Mettere un nido di per sé non è molto utile perché già nidificano lì, quindi non c'è bisogno di dargli qualcosa in più. A meno che, per esempio, una casa che viene demolita per poi essere ricostruita e c'è una coppia di barbagianni, sarebbe importante prima della demolizione riuscire a dare a poca distanza di qualche centinaio di metri, ripristinare un nido così che loro poi lo possono trovare. Quindi anche questo è un aspetto importante. Ovviamente non possiamo essere con le ditte costruttrici e andare in giro a Vabbè, mettere nidi. certo. Però
non è molto, molto pratico. Però ovviamente lo scopo è di riuscire a fornire nidi, comunque alle coppie di barbagianni, riuscire a mettere dei nidi in quelle zone dove scarseggiano, quindi dove scarseggiano sia nidi che potrebbero già esistere o dove scarseggia il barbagianni. È anche un motivo per portare magari il barbagianni in un'area del quale per diversi anni è mancato. Quindi Sì. anche cercare di aumentare la sua distribuzione grazie a fornire dei nidi o È un dei po' il siti idonei. concetto di ripopolare, no? Quindi di Esatto. riportare in auge il tutto. Attualmente quanti nidi avete installato? Allora, tra me e Alessandro, qui in Emilia-Romagna, siamo sopra la decina e ne abbiamo ancora qualcuno da installare. E stiamo facendo un po' sondando il terreno per persone che possono ospitare questi nidi. Però sì, abbiamo più di 10 installati e con la speranza di arrivare a 15 prima della stagione estiva. L'ultimo addirittura ci hanno chiesto di installarlo in un agriturismo e abbiamo fatto l'installazione la settimana scorsa. Sì, settimana scorsa è stato l'ultimo per installare l'ultimo nido che abbiamo installato in un agriturismo e ieri ho fatto il sopralluogo in questa azienda agricola che anche lei è interessata all'installazione. Ecco, appunto, la parte di installazione come avviene? Nel senso che ci sono le persone che si propongono oppure come avviene? Perché magari parliamo anche di come avviene la ricerca, no? Però, insomma, il processo per una persona com'è? Si può contribuire? Come avviene? Cioè, per i nidi che abbiamo installato fino ad ora, nelle zone tipo l'agriturismo o l'azienda agricola che parlava prima Michael, è praticamente di passaparola. Gli altri siti sono siti che noi abbiamo trovato, case abbandonate oppure anche vecchi capannoni che non potevano ospitare i barbagianni. Siamo riusciti a rintracciare i proprietari, chiesto il permesso e una volta che loro ci danno il consenso possiamo provvedere all'installazione. Senza il permesso noi ancora non... cioè, è chiaro che vai a casa di un altro, quindi è difficile, e molte volte è anche difficile trovare il proprietario di quella locazione. Però finora siamo stati fortunati, ci hanno dato tutti i consensi, quindi stiamo procedendo abbastanza bene. Avete in previsione di mettere, immagino, altre webcam, quindi riprendere un po' Sì. anche magari con le dirette? Sì, abbiamo già un nido con una webcam dentro. Abbiamo avuto solo però un paio di visite, che il Barbagianni è solo apparso davanti alla finestrata del nido a guardare all'interno e poi se n'è andato. E stiamo lavorando. Chiaramente se mettiamo in diretta una camera, mettiamo che abbiamo visto il nido che è popolato. Non mettiamo in diretta una camera che registra il nulla dentro un nido. Eh beh, sì, non avrebbe tanto senso vedere un ambiente Esatto. vuoto. Beh, insomma, Quindi speriamo che silos di allora. sicuro, il silos di sicuro sarà un che prendiamo con la diretta anche quest'anno. Incrociando le dita, tornerà anche quest'anno. Esatto. Perché, ecco, giustamente non abbiamo parlato, però torna nel nido quando hanno praticamente il periodo di cova. Perché se no non viene utilizzato. Nel senso, cioè, che cosa vuol dire torna anche quest'anno? Diciamo che il nido viene utilizzato principalmente per la cova, quindi per deporre le uova e poi per crescere i piccoli. Durante l'inverno, e questo avviene diciamo dalla primavera fino all'estate inoltrata, Ok. in inverno diciamo la necessità del nido diventa solo come protezione, come Ok. riposo, quindi non ha bisogno proprio di un nido. Molti rapaci notturni riposano anche semplicemente in un albero, un po', magari che abbia un po' di foglie, un po' protetti, oppure in piccole cavità, sia di rocce o di case abbandonate. Quindi non ha bisogno di un ambiente così grande come invece durante la cova, che ha bisogno di più spazio per le uova.
giustamente. Poi Quindi invece. diciamo che quando è a disposizione lo usa sempre. Infatti la presenza di questa coppia di barbagianni ce l'abbiamo nel silo, ce l'abbiamo anche in inverno. Però magari sono assenti per una settimana, poi rientrano, poi ne entra solo uno, è un po' vario. Invece, ovviamente, quando c'è la femmina che cova le uova e poi quando devono crescere i piccoli, i pulli, lì la presenza è continua. Quindi dipende un po', diciamo, dal periodo. Allora vuol dire che ci auguriamo tutti che arrivi una primavera carica di barbagianni, così che possiamo tutti, no, godere un po' di questa vista, eccetera. Allora, visto che noi siamo quasi in chiusura, io giustamente ho detto agli ascoltatori che abbiamo un ospite speciale stasera, non siamo da soli, perché abbiamo una bella signorina che non vedete ma che sentirete. La vogliamo presentare? Vogliamo presentare Tamara? Ciao, mi chiamo Tamara, faccio parte del progetto. Fai parte del progetto. Allora, spieghiamo un po', perché adesso fa un po' la timida, ma adesso la facciamo conoscere. Allora, Tamara intanto è la bimba di Alessandro, così almeno non rischiamo querele, c'è Alessandro e siamo tutto nella norma. Allora, Tamara, prima nel fuori onda voi dovete sapere che mi ha raccontato, insomma, un po' di cose del Barbagianni. Allora, diciamolo un po' a tutti, Tamara, che tu hai condiviso. Hai portato in classe il calendario, E che cosa ti hanno detto i tuoi compagni? Conoscevano Barbagianni? Non lo conoscevano? Cosa è successo? No, prima non lo conoscevano, poi ci hanno spiegato e allora prima non ci hanno creduto, poi ci hanno creduto. Perché è un po' curioso, sentire del Barbagianni, immagino. Sì. Ma cosa ti piace? Dimmi un po', raccontaci un po' perché ti piacciono i barbagianni. Perché sono silenziosi e quando volano aprono le ali in un modo bellissimo. In un modo bellissimo, lo dici anche quasi con emozione. Ma ascolta, qual è il colore che ti piace di più? Ce n'è uno che ha un colore che ti piace più degli altri? Il Il bianco. bianco. E ascolta, tu sei fortunata perché voi non lo sapete, ma la Tamara sta collezionando anche. Ci racconti della tua collezione di piume? Quando andiamo via, che troviamo delle piume, le portiamo a casa, così facciamo la collezione. Allora, Tamara, io l'ho definita la piccola assistente, perché dillo un po' che cosa fai tu la sera con il papà. Aiuto papà e Michael ad andare a cercare i barbagianni. E ti piace andare di sera con loro? Sì. E cos'è la cosa che, non lo so, che è curiosa che fai, oppure che cos'è che ti piace scoprire del Barbagianni? Le penne e poi vederlo volare. Quindi tu aiuti proprio anche nelle cose, nelle operazioni manuali, no? Il papà e Michael, mi hai detto prima, che li aiuti proprio a raccogliere la borra, che guardi se ci sono dentro gli ossicini, raccontami un po'. Sì, aiuto a vedere le barre quando sono secche. Mi piace anche vedere le ossa di topi. Perché lei ci aiuta anche a aprire le borre e poi raccoglie gli ossicini e dopo Esatto. dividiamo gli ossicini dei topolini, quindi si vede quello che ha mangiato il Barbagianni. Che non è Quindi ci una cosa aiuta anche. macabra, ma è una cosa che si fa proprio No, una perché si vede qual è il tipo di alimentazione, no, Michael, che hanno come Esatto. rapaci. Esatto, in base a quello che si trova dentro si capisce cosa ha mangiato, perché magari non tutti lo sanno. Ma i rapaci notturni, soprattutto, ma anche altri animali, altri rapaci, ingoiano la preda intera. Quindi, se per esempio parliamo di barbagianni, loro in genere il topo lo ingoiano intero perché non sono capaci di spezzarlo in pezzetti. Ok. Quindi, ingoiandolo intero, ingoiano anche tutte le ossa, tutto il pelo che fa parte il roditore.
il loro sistema però digerente non gli permette di digerire tutto. Okay. Per cui questi peli, queste ossa si accumulano e poi vengono espulse come rigurgito, quindi non è, si crea questa pallina, per esempio questo salcicciotto, una forma di un piccolo salcicciotto che viene espulsa dalla bocca, e questo ovviamente è un segnale di presenza del Barbagianni, ma anche poi analizzandolo si capisce quanti roditori hanno mangiato e che tipologia di roditori, ma non è detto che si trova solo roditori dentro, si possono trovare anche uccelli, rettili, anfibi potenzialmente, però ovviamente è uno specialista in roditori. Ecco perché piace ai contadini. Bene, allora io intanto ringrazio Tamara perché insomma ci ha tenuto compagnia silente e poi ci ha condiviso questa bella passione. Tamara, sono contenta di sapere che sei... Ascolta un po', Tamara, ma visto che ci ascoltano anche dei bambini che sono quasi della tua età, che cosa possiamo dire ai bambini che non conoscono il Barbagianni e che magari non sono neanche tanto amanti della natura? Cosa potremmo dire, detta proprio da una bimba come te? Di andare in giro a vedere i Barbagianni. Andare in giro insieme agli adulti, però non viaggiate per i boschi da soli, mi raccomando. No, ma è meglio che con gli... Quindi è anche giusto che anche gli adulti escano a vedere i Barbagianni, tutti gli animali che riescono a vedere. Quindi è proprio bello anche come hobby, come passatempo, portarsi i figli, gli amici, fare un giro e cercare anche gli animali. Ovviamente, sabato sera alternativo. Ovviamente sempre in sicurezza, sempre facendo le cose con testa. Ecco, mi raccomando, esatto, no, non mettiamo giù bocconi per attirare animali, lo diciamo sempre, ricordiamolo, no, anche stavolta. L'ambiente deve rimanere diciamo intaccato, l'habitat, se ci sono, che si trovano gli animali e si vedono, ben venga, se non capita nulla non cerchiamo di attirarli, perché insomma non è... ogni tanto si sentono qualche notizia di qualche fenomeno, no? Che cerca di attirare daini, cervi e sciacalli o altro, quindi insomma è bene sempre essere bravi e responsabili, come fa Tamara giustamente, che lei fa d'assistente, Sì, ci aiuta, sì. Bene, e bene. Anche se non sembra, siamo comunque noi gli ospiti sempre, assolutamente, sì, dove andiamo, quindi in silenzio si va e in silenzio si va via. Benissimo. Allora, Tamara, ti dico grazie per averci condiviso questa tua bella passione. Io dico grazie ovviamente anche a Michael e ad Alessandro che ci hanno tenuto compagnia come ospiti in questa puntata, ci hanno raccontato anche il mondo dell'Emilia-Romagna. Poi tra l'altro voi avete ancora il canale, per cui magari se ci sono degli ascoltatori che vogliono curiosare, immagino che ci siano i video, insomma, che si possono visionare, no? Sul canale YouTube. Sì, esatto, sul canale YouTube, e poi ci sarà anche il link nel sito sia dell'Università della Natura sia che nel progetto di monitoraggio e conservazione Barbagianni Italia. Quindi ripeto, nel progetto di conservazione e monitoraggio e conservazione Barbagianni Italia e anche nel sito dell'UNIN si troveranno i link poi per andare a vedere la diretta dei Barbagianni. E in teoria quest'anno dovrebbero esserci anche più dirette, quindi più di una. Un piccolo spoiler. Piccolo spoilerino. Bene, bene, bene. Allora siamo, esatto, felicissimi. Noi vi monitoriamo. Facciamo noi, monitoriamo voi. Esatto, che voi monitorate noi, che noi monitoriamo i Barbagianni. Bravissimo, vedi, è economia circolare anche in questo, vedi? Esatto, esatto. Un cerchio. Allora, io vi ricordo intanto il sito della UNIN, che è entenazionaleunin.com, per cui lì trovate sempre tutte le informazioni, trovate anche i dati di monitoraggio, ci sono i due progetti, quindi trovate tutto quanto. Io vi ricordo invece la mail per chi volesse scriverci informazione o altro, che poi noi giriamo a tutti loro, che è diretta a @radionordborealis.it, e il nostro numero di telefono per i messaggi 389 888 0428. Michael, Alessandro e Tamara, io vi ringrazio. Siete stati, mi avete incuriosito da morire, io ho voglia di vedere adesso il Barbagianni, io più parlo con voi in queste puntate più avrei voglia. Qui invece abbiamo solo falchetti e anche due aquile ogni tanto, quindi mi godo questa visione, non ho il Barbagianni, però dai. Ci saranno anche lì, bisogna solo aver pazienza di cercarli.
Lo so, ma io piano piano prendo insegnamento da voi, ascolto da brava, faccio come gli ascoltatori e magari non si sa mai che un domani vi chiamo e vi dico: Lo trovi, sì. guardate che esatto, venite qui che installiamo un bel nido, lo monitoriamo così, qui dalla sala radio quasi. Sarebbe divertente. Ok, ragazzi, io vi saluto, do l'appuntamento ai nostri ascoltatori a mercoledì prossimo, ore 17, sempre qui con me e con uno degli esperti, uno dei responsabili delle sezioni Unin, e io vi auguro una buona serata.